Buonasera a tutti, voglio mostrarvi un'anteprima sulla mia prima partita a Dungeon of the Endless. Allora, diamo subito avvio e saltiamo tutte le scene di intermezzo. Allora, giochiamo in Too Easy, anche perché io, essendo molto nuovo del gioco, non ho ancora, come vedete, sbloccato niente perché non riesco bene o male a superare la modalità Too Easy, ma vediamo subito di iniziare selezionando i nostri primi due personaggi. Io direi di fare uno che picchia forte come il nostro personaggio qua. E ok, e poi servirebbe una che corre, che però al momento non abbiamo. Ci potrebbe essere lei, che in effetti è abbastanza veloce. Ecco, questo personaggio che l'ho usato nella scorsa partita era velocissimo, non la posso utilizzare al momento, però direi che lei sia sufficientemente veloce, quindi abbiamo uno che picchia e una che corre veramente veloce. Quindi proviamo, diamo l'inizio. Allora, lo scopo di Dungeon of the Endless all'inizio è quello che si parte da una, diciamo, astronave precipitata, e è un gioco a turni. Infatti in questo momento non sta succedendo niente e diciamo che in questo gioco a turni dobbiamo riuscire a gestire le nostre risorse, che sono per esempio l'industria, la scienza, il cibo e la polvere, la detta la dust. E a cosa servono? La tecnologia ci serve per sviluppare nuovi moduli che noi potremo andare a implementare nel nostro dungeon via via che lo esploreremo. Aprire la porta ci fa sì passare di turno, e ogni volta che passiamo di turno guadagneremo, come in questo caso, 8 industria, 3 scienza e 6 cibo. Però, come vedete, noi non sappiamo cosa ci aspetta nella stanza successiva, quindi ci possono essere mostri, possono esserci vari eventi. Beh, vi faccio vedere subito un esempio, così vi descrivo di volta in volta quello che può succedere in Dungeon of the Endless. Apriamo la porta, intanto vedete che stiamo guadagnando le risorse per la fine del turno, e questo è il secondo turno di gioco. Allora, io, selezionando i vari personaggi, scelgo chi spostare e dove. Ah, premettiamo che lo scopo finale è quello di riuscire a trasportare in questo piano, vedete, devo riuscire a trovare l'uscita in cui trasportare il core centrale, che è questo qui. Adesso che abbiamo scoperto una nuova stanza, è una stanza vuota, contiene un modulo centrale che è questo qui, è un alloggio in cui io posso costruire dei moduli, e 5 moduli minori che sono la prevalenza delle torrette di difesa o di power-up. E una volta scoperta la nuova stanza, come vedete, è spenta, non è illuminata bella come quella del core centrale, ma è spenta. Cliccando la rotellina, in base al numero di dust e quindi di stanze a noi possibili da attivare, possiamo decidere di attivarle. Come vedete, qui è cambiato e ce ne abbiamo una che ci segnala che è stata attivata, e ne possiamo attivare un'altra, una seconda. A questo punto, con 34 di industria, 17 di scienza, 20 di cibo, dobbiamo iniziare a gestire il nostro gruppo. Come possiamo fare? Innanzitutto, io, per abitudine, la prima cosa che costruisco è un generatore di industria. È un modulo maggiore. Posizionandolo qua, la nostra industria per turno aumenta, quindi da 8 che guadagnavo prima ne guadagno 11 nei prossimi turni, quindi abbiamo avuto un incremento sull'industria. Però una cosa fondamentale è quella anche di difendere sia il modulo, sia la stanza che contiene comunque i nostri eroi, e sia comunque la stanza precedente a quello che è il nostro core. Perché cosa succederà? Succederà che i nemici, quando spawneranno, tenderanno ad andare verso comunque il core centrale per cercare di distruggerlo. Nel caso lo distruggessero, sarebbe game over, giustamente. Quindi io intanto metterei una qualche torretta di difesa, dato che all'inizio, come vedete, il costo è solamente 3 e fa attacco 9, e ha un cooldown d'attacco di 0,5, quindi ogni mezzo secondo infliggiamo 9 danni, e quindi è sia veloce che potente, specialmente nelle fasi iniziali del gioco, questa torretta. Bene, al momento attuale possiamo fare poco con l'industria, ed è bene comunque riuscire ad amministrare quanto più possibile le risorse, gestirle, cioè in modo da non consumarle tutte subito. A cosa serve la scienza? La scienza servirà quando noi, tra un po', esplorando il dungeon, riusciremo a trovare quello che si chiama artefatto, e sarà spesa come moneta di scambio per ricercare
nuove tecnologie. Per esempio aumentare di livello il generatore di industria, farlo andare a livello 2 o livello 3, trovare nuove torrette d'attacco, trovare delle torrette di difesa, eccetera, eccetera. A cosa serve invece il cibo? Il cibo ha varie funzioni. La principale è quella di riuscire a far livellare i propri personaggi. Per esempio con 25 di cibo posso far salire a livello 2 il nostro Gork Butcher Corsair. E stessa cosa vale ovviamente per la ragazza. E ogni volta che loro salgono di livello aumentano le proprie caratteristiche, ma possono anche sbloccare delle abilità passive, cioè che sono sempre attive comunque al nostro eroe, oppure delle abilità attive che permettono, come in questo caso, di aumentare le caratteristiche dei nostri personaggi. Nel caso del nostro tank, attivare la sua abilità attiva gli permette di aumentare di 15 la forza e di 15 la velocità. Bene, perché lui tra l'altro è un personaggio estremamente lento, come potete vedere, a differenza della nostra ragazza. E una seconda funzione è quella di curarli, perché durante le ondate c'è il caso che loro perdano la loro vita, che è la sbarra verde qui che vi sto indicando, e cliccando su questo tastino li curiamo di volta in volta, ma questo consumerà cibo. L'ultimo utilizzo del cibo è quello di poter reclutare nuovi eroi, sì, perché noi siamo partiti con 2, ma possiamo arrivare ad avere fino a 4 eroi, e per poterli reclutare questi richiederanno una spesa di cibo, giusto per averli nel nostro team. Il cibo, esattamente come si fa con l'industria e la scienza, viene generato tramite un modulo maggiore. Comunque andiamo avanti, adesso io per strategia uso lei per aprire le stanze, perché è molto veloce, quindi riesce a scappare dai nemici, e cercherò di attrarli diciamo dove ho la maggior quantità di difese, quindi per esempio in questa stanza dove ho 2 torrette e lui che è particolarmente forte. Andiamo avanti, guadagniamo molte risorse, come potete vedere. Ecco qua i primi nemici, allora adesso scappiamo subito e saltiamo di là. Fai molto più semplice riuscirli a far fuori. Ecco, aprendo nuove stanze e distruggendo nemici guadagneremo più dust, che la dust, come vi ho detto, serve per dare luce alle nuove stanze. Non è fondamentale attivarle tutte quante, per esempio questa qua la possiamo anche rispegnere, così come potremmo anche spegnere questa. Diciamo che bisogna riuscire a dosare quantità di stanze accese e quantità di stanze spente in base anche a qual è che è la propria strategia di partita. Diciamo che in certi momenti alcune stanze serviranno accese e in altri momenti saranno da spegnere per dare potenza ad altre stanze, perché comunque non avremo dust infinita da riuscire a fare tutto quanto, soprattutto nei primi livelli, che come vedete ne abbiamo solamente 3 al momento attivabili. Comunque finché è possibile noi li attiviamo. Andiamo avanti, per il momento il primo turno possiamo anche farli circa velocemente. Ecco, io direi già di scappare e vedrete quanto li riusciremo a uccidere in questa stanza. Ecco. Ecco, in questa stanza io direi di andare a creare un secondo core dedicato sempre all'industria. Perché all'inizio costruisco tanto industria? Perché comunque l'industria è la moneta iniziale di gioco, fondamentale per poter appunto costruire moduli, quindi aumentare le proprie difese in modo abbastanza veloce, e comunque per quanto riguarda il bilanciamento dell'acquisizione di scienza e cibo, nei primi livelli è sufficiente mantenere appunto un apporto di più 3 e più 6, che direi che sia più che sufficiente. Mentre invece la tecnologia è fondamentale, perché ecco, come vedete, non posso già più creare delle difese. Più industria abbiamo, più ci è probabile avere più difese. A questo punto, dato che i mostri possono spawnare solo all'inizio e nelle stanze da me già scoperte, io so che da qui non entrerà mai nessuno finché io non andrò a scoprire. Quindi questa stanza è bella che sicura, quindi io lui lo posso prendere e spostare qua in difesa di questo modulo principale. Deciso questo, proviamo a continuare esplorando a destra. Molto bene, molto bene. Ecco, ogni tanto si possono trovare di questi giacimenti, che possono essere di varie tipologie. In questo caso ho trovato un giacimento che mi dava del cibo. I primi livelli, ma non sempre da fare questa cosa, conviene dare un qualche livello ai nostri personaggi da subito, quando possibile, perché a questo possono sbloccare subito delle abilità passive utili, ma in questo caso soprattutto delle abilità attive. E non consiglio di dare
quanti più livelli possibile, perché a un certo punto non sarà così tanto utile quanto invece spendere cibo per reclutare o curare i personaggi. Però almeno fino al livello 5, livello 6, una spesa di cibo può essere fondamentale nei confronti dei nostri eroi per farli salire. Come vedete, adesso abbiamo abbastanza giusto per aumentare bene le nostre difese, quantomeno in questa stanza, e con la ragazza continuiamo ad esplorare. Ho già trovato l'uscita, questa è l'icona dell'uscita. Ecco, io praticamente adesso potrei già andare a raccogliere il mio core e portarlo all'esterno. Diciamo che per il primo piano, che è questo qui, floor 1, non consiglio di portare subito il core all'esterno, perché facciamo meno punti. È comunque un gioco a punti, cioè alla fine della partita verremo valutati in base a come abbiamo giocato. E una cosa che innalza, diciamo, il proprio punteggio di partita è riuscire ad esplorare tutte le stanze del dungeon in cui ci troviamo. Questo aumenta notevolmente il punteggio finale della partita, e oltre ad innalzare il punteggio finale ci dà possibilità comunque di accumulare più risorse per i piani successivi, quindi trovarci più preparati ai piani alti e oltretutto migliorare di conseguenza il nostro equipaggiamento. Vediamo se riusciamo a trovare magari un terzo alleato. No, questo è un mercante. Il mercante praticamente ci permette di contrabbandare con lui e scambiare merce, tipo armature, tipo armi e a volte anche dei moduli di supporto da dare ai nostri personaggi. Ecco, in questo caso quest'arma è molto forte da poter dare al nostro eroe, lui. Ogni eroe ha un tipo di arma indicato dall'icona in basso a sinistra che può equipaggiare. Ah, ovviamente la moneta di scambio è sempre l'industria. Comunque questo glielo compriamo al costo di industria attuale e direi basta, non abbiamo più industria da poter spendere. E detto questo, possiamo ancora proseguire con la ragazza di qua. Vediamo se riusciamo a trovare una stanza chiusa. Vediamo se riusciamo a reggerli solo con lei. Non ho molto attacco la ragazza, però forse ce la facciamo. I primi nemici sono molto, per cui possiamo permetterci anche di più. Vediamo se... Esatto, ce l'abbiamo fatta. Ok, detto questo possiamo dare luce a una nuova stanza, ma la cosa più importante sarebbe poter costruire un nuovo modulo, ma non possiamo ancora. Quindi niente, vediamo quali stanze ci rimangono. Ok, io direi di spostarla qui e di provare ad aprire la stanza di fianco. Vediamo se riusciamo a trovare l'artefatto. No, io direi che qua ci facciamo aiutare dai ragazzi. Ok, qui dentro, se riusciamo adesso, sì, potremo creare un generatore di cibo, altra cosa abbastanza importante nei primi livelli, in modo da poter livellare, come vi dicevo, i nostri eroi, come in questo caso. Ok, io direi che per un po' il cibo non lo usiamo, anche perché se io per esempio adesso trovassi il terzo eroe non lo potrei sicuramente prendere con me, perché mi costerebbe troppo cibo, o almeno più di quello che come vedete le difese sono abbastanza importanti, perché vi basta stare fermi in una stanza, diciamo, sono abbastanza tranquillo. Ah sì, quando una stanza è buia voi non vedete se ci sono o meno dei nemici, li vedete solo nelle stanze illuminate. È un altro dettaglio non da poco, comunque da tenere conto. Vediamo se abbiamo trovato l'ultima stanza, ma direi di no. Ecco, abbiamo trovato però l'artefatto. Questo è esattamente il tipo di stanza che vi dicevo. Come vedete, io cliccando sull'artefatto posso andare a spendere la scienza per ricercare delle nuove tecnologie, delle nuove torrette, tipo la Claymore che lancia delle bombe ai nemici e fa danno ad area. E questi qua sono moduli di difesa, in questo caso facciamo dei danni ogni secondo ai nemici. Sì, e poi dopo, insomma, fa molto danno ad area anche questo qui, e questo qua invece mi dà cibo in base al numero di nemici che riesco ad uccidere nell'arco del tempo. E io direi che potremmo provare a puntare appunto alla ricerca di questo qui, che è molto comodo, specialmente a lungo andare. Ci rimane questa porta, vediamo
il primo piano, il primo floor, è molto grande. Come vedete, ho già trovato tutte le stanze e ho già ricercato, mi ha già terminato la ricerca del modulo di biomassa. Ovviamente questo è l'ultimo andato del primo piano. E a questo punto possiamo organizzarci per portare fuori il core centrale. Allora, io direi che per portarlo fuori non ci sia più di tanto bisogno di creare altre difese, anche perché dobbiamo fondamentalmente attraversare una, due, tre, quattro e arrivare alla quinta stanza, e comunque la ragazza se la cava piuttosto bene in fatto di velocità. Allora, io direi di mettere qua, ci abbiamo già difese, per cui a lei adesso sarà particolarmente rallentata dal trasporto del core, quindi qui è difesa. Qui no, ma è una stanza piccola, quindi ci metterà poco ad attraversarla. Qui ha sufficienti difese, quindi il nostro eroe grosso non serve già più qua. Considerate che lei comunque punterà dritto per dritto a questa stanza, nel momento che entra avremo finito. Quindi io lui lo metterei direttamente nell'ultima stanza, dato che siamo vicini. A questo punto lei, le diamo il comando di raccogliere il core e di correre subito. Perché correre? Perché adesso spawneranno nemici da tutte le direzioni e diciamo che spawneranno continuamente. Come vedete, lei è sufficientemente più lenta di prima, ma comunque ha un ottimo reflesso. Dal momento che il core entra nella stanza dell'uscita, come vedete, gli dice eroi pronti ad uscire, e cliccando sul tasto abbiamo finito il primo piano. Cosa succede se partiamo senza uno dei nostri eroi? Che viene lasciato indietro, e essendo lasciato indietro lo abbiamo perso definitivamente. Bene, una volta terminato il primo livello, come vedete, ci dà un ammontare di punti in base a risorse accumulate e risparmiate per il piano successivo, numero di mostri uccisi, numero di porte aperte e tempo totale in cui ci abbiamo impiegato. In teoria più siamo veloci, tra virgolette, più punti facciamo, ma non è una cosa a cui punto in questo gameplay con voi. Vi voglio soltanto far vedere quanto più possibile il gioco e cercare di arrivare insieme all'ultimo piano e possibilmente anche superarlo. Quindi non concentriamoci troppo sul punteggio, ma comunque cerchiamo di goderci la partita e fare quanti più punti possibili, anche solo per soddisfazione personale. Allora, prima stanza, sfortuna, non abbiamo trovato niente, però ci ha comunque permesso di accumulare ulteriori risorse. Andiamo avanti, vediamo cosa troviamo ancora. Ok, facciamo un danno. Ecco, questo qui invece è un tipo di artefatto, è una stele dell'abbondanza. Praticamente a ogni turno noi guadagniamo per tre turni, o almeno per tre porte che noi apriamo, il 50% in più sia di tutte e tre le nostre risorse. Questo solo per tre turni. Diciamo che è un po' una sfortuna averlo già trovato, perché non abbiamo dei moduli già installati, quindi diciamo che è un effetto che percepiremo di meno, però comunque è comodo averlo. A questo punto ripartiamo dietro anche quello grosso, perché qui non c'è niente altro da esplorare. Ecco, questa qui tra l'altro è una stanza difettosa, viene chiamata così, e è automaticamente energizzata, e diciamo che invece in questo caso siamo stati fortunati, perché è molto comodo trovare delle stanze che abbiano da subito l'energia. Io direi che potremmo installare la scienza, perché scarseggiamo particolarmente in questi turni. Prendiamo il nostro eroe grosso, lo andiamo a mettere in difesa di questo modulo principale, e direi che potremmo installare un po' di difesa, non troppa per il momento. Vediamo come riusciamo a reggere al momento le ondate. Andiamo avanti. Non c'è una regola con cui proseguire nel gioco, se aprire la prima la porta a destra, la prima a sinistra, è completamente random, quindi vado anche un po' a fortuna. Guardiamo un po' qui, abbiamo trovato l'artefatto, ecco, potremmo aumentare il nostro ricercatore di scienza, diciamo, però ci costa troppa scienza e noi non abbiamo sufficienza. Questi qui al momento non ci servono, io direi di aspettare qualche turno ad avere la scienza per poterci permettere la ricerca di questo modulo. Quindi intanto andiamo avanti ancora, vediamo cosa troviamo. Ah, nemici, quindi scappiamo. Vedete quanto è veloce la ragazza? Io direi che
portiamo indietro, tanto la ragazza mi chiese dalle torrette e lui mi chiese del corso in sale. Cosa abbastanza importante. Ecco qui. È importante difenderlo perché ogni attacco dei nemici ci riduce il dust e quindi ci riduce anche la quantità di stanze da noi attivabili. Allora, in questo caso io andrei a sfruttare anche questa stanza che, essendo esploso quel monolite dell'abbondanza, adesso ci ha reso disponibili la stanza e lo andiamo a difendere con una qualche difesa. Io qua ne metterei tante, in modo che io qua non ci vado a mettere nessun eroe, ma io mi posso dedicare alla difesa di quest'altra zona, che è un po' più ampia. Continuiamo, anzi forse adesso, ah no, per poco, non possiamo ancora ricercare. Allora continuiamo di qua. Ho già trovato l'uscita, ok, però stesso discorso di prima. Prima di uscire io esplorerei un po' tutto il dungeon. Allora, ecco, consiglio, quando ci sono più porte che danno sul core centrale, aspettate fino all'ultimo ad aprire la seconda, perché questo cosa creerebbe? Creerebbe altre ondate di nemici che proverrebbero da un'altra direzione nella quale noi non abbiamo ancora costruito delle difese, quindi finché possiamo teniamola chiusa quella porta e continuiamo ad esplorare nella direzione della prima porta aperta. Anzi, scusate, ah, mira, ormai è già aperto. Dovevo cercare e devo fare un po' di ricerca. Adesso ce l'ho fatto da un'altra volta. Quindi va bene. Possiamo farlo adesso. Andiamo a ricercare la scienza di livello 2. Qua è una stanza finita, non c'è più niente da ricercare, neanche di qua. Ok. Ecco che non è arrivato. Al momento li reggiamo egregiamente, anche perché i primi livelli sono molto semplici. Molto molto semplici, come vedete. Senza molto impegno ce la stiamo cavando. Ecco, adesso invece mi vedo costretto ad andare ad aprire questa porta. E fatemi pensare cosa potrei fare, magari per aumentare un po'. È che non ho trovato delle altre postazioni dove poter andare a mettere altri moduli, quindi al momento teniamo spento tutto quello che possiamo e cerchiamo di andare avanti. A volte anche un po' di fortuna in questo gioco non fa male. In questo caso devo portare lui in aiuto perché la ragazza non ce la può fare da sola. Non vedete, adesso la devo curare perché sta per scappare. Ecco, il suo potere le permette di avere un alleato, diciamo, al suo fianco, quindi è una cosa molto utile. A questo punto io direi che la potremmo andare a livellare e come vedete sì, praticamente ogni volta che noi tiriamo fuori il nostro alleato otteniamo un 50% in più di vita di cura, quindi comodo. A questo punto io andrei a creare più difese in questa stanza, in questo modo. Darei energia a questo a questa stanza e qui potremmo andare a mettere un altro generatore di scienza. Mettere qualche difesa in questo modo e continuare nell'esplorazione, sperando di essere più fortunati di prima. Sì, se volta è andata bene, torniamo subito a prendere una lama, il nostro alleato. Bene, allora, arrivati a questo punto diamo un livello a lui così ci sblocca un'altra abilità passiva che ci fa guadagnare cibo per ogni incisione che esegue, e questo non è male. A questo punto la mandiamo qui e potremmo installare un nuovo impianto
e mettere un'altra scienza in modo da fare quanta più scienza possibile in questo livello. Andiamo avanti. Altri nemici, vediamo di farci aiutare dalla torretta. Ok, benissimo. E abbiamo trovato un'altra stanza in cui poter creare un modulo che potremmo sfruttare a nostro vantaggio e creare un modulo che non possiamo perché ci serve più industria. Comunque poco male. Andiamo avanti. Ecco, abbiamo trovato finalmente un altro alleato. Cosa importantissima perché adesso abbiamo un team costituito da 3 alleati. E questo qui l'avevo già utilizzato e lui è particolare come personaggio perché ha solamente 2 slot di equipaggiamento, quindi è molto limitato, però allo stesso tempo sblocca delle skill che sono molto utili. Come in questo caso, esattamente la stessa skill che ha il nostro tank, che è molto comodo perché va in combo e quindi avremo un grosso ammontare di cibo a ogni turno. In più comunque è abbastanza veloce come potete vedere, quindi niente male la sua scoperta in questo caso. E continuiamo ad avanzare nello stesso modo in cui abbiamo fatto ora. Ah, ho sbagliato il personaggio, ma comunque è indifferente. E abbiamo trovato l'ultima stanza del dungeon. A questo punto saremo sicuramente attaccati, come potete vedere, non abbiamo più in difesa. Questo va a aiutare quello grosso, che comunque è vero che è forte. Adesso si entra. Perfetto. Manca ancora qualcuno. Ecco che è arrivato. Benissimo. Ok. Arrivati a questo punto non possiamo più, diciamo, ricercare perché non abbiamo più turni a disposizione purtroppo, però passeremo al piano successivo con questa scorta di risorse che comunque non è niente male. Allora, l'uscita è solamente qui e sto valutando se andare a mettere ulteriori difese. Potremmo giusto mettere una qualche torretta qui, giusto 2, da aiutare comunque i nostri eroi ad uscire. Allora, io direi di mettere lui in difesa di questa stanza che è veloce, quindi da qua a qua ci metterebbe poco. Lui è molto lento, quindi lo andiamo a mettere qui, e con la ragazza che è la più veloce andiamo a prendere sul coro. Quando siamo in postazione, ok, possiamo andare via alle danze per l'uscita. Prendiamo il coro e ci diamo una mossa, una grande mossa. Come vedete comunque le stanze ci aiutano e non poco. Di volta in volta li spostiamo anche loro. Ok, quando siamo in tutti e 3 usciamo fuori. Eccoci qua, siamo saliti al terzo piano. Io vi faccio vedere giusto il terzo piano e poi direi che ci possiamo salutare. Cerchiamo di andare un po' più spediti adesso che abbiamo un equipaggiamento più nutrito e ci possiamo permettere di rischiare anche un pochettino di più. Ok, un altro mercante, perfetto. Ecco, in questo caso ci conviene iniziare a comprare un po' di cosette dai mercanti. Tipo questo qua è estremamente comodo a lei e questo lo compriamo, e poi potremmo comprare questo, ma non conviene. Tra l'altro questo mercante ci fa comprare al prezzo di dust, quindi non conviene moltissimo. Ok, spostiamo entrambi gli eroi qua e continuiamo esattamente come abbiamo fatto fino ad ora, e direi che andiamo su assolutamente all'industria che ci serve tantissimo. Creiamo qualche difesa e proseguiamo all'esplorazione, che però come vedete siamo già fregati, dobbiamo già tornare indietro. Quindi i ragazzi li mettiamo qua e la ragazza la continuiamo a fare esplorare con il suo compagno animale, chiamiamolo così.
Ok, attiriamoli qua così ci facciamo aiutare. Benissimo. Energizziamo questa stanza e se possiamo creiamo anche qua un altro generatore. Io creerei un generatore di cibo, che anche questo inizia a essere abbastanza utile. E metterei loro in difesa di questo modulo. Ok, perché per noi è importantissimo non perdere i moduli, cioè i nemici possono attaccarli e distruggerli, quindi più difese abbiamo, più probabilità abbiamo anche di salvaguardare i nostri moduli. Ok, come vedete iniziano ad essere un po' più fortini i nemici, giustamente. Più andiamo avanti, più comunque la cosa si complica. Comunque, finché è solo un nemico, lo riusciamo a reggere. Possiamo dare energia qui e accidenti, non posso ancora costruire un terzo modulo, quindi continuiamo ad esplorare facendo andare avanti i turni. E qua abbiamo bisogno di aiuto. Ok, comunque attacco non ce la caviamo assolutamente male. Io direi di andare a installare qua un altro modulo per l'industria, che ci serve che cresca rapidamente. Andiamo pure avanti. Io spero di trovare a questo punto l'artefatto per sviluppare la scienza e migliorare il nostro comparto tecnico, perché iniziamo ad avere necessità di moduli più potenti di quelli di adesso. Mano ai ragazzi intanto rallentando loro in questo modo. Se ce la vediamo brutta la facciamo tornare indietro. Da termine di un turno recuperiamo tutta la vita, quindi non è fondamentale curarli continuamente. Allora io direi di non possiamo ancora creare altri moduli, però forse possiamo permetterci. No, continuiamo a risparmiare le risorse finché possiamo. Allora, questa è una stanza finita, rimane una stanza da aprire qui. Potremmo quasi quasi continuare di qua. Così se spawnano dei nemici riusciamo a battere in difesa più in fretta. Infatti in questo modo. E anzi, finché ci siamo, creiamo un'altra difesa, tanto di questa ce la possiamo permettere. Ok, e potremmo a questo punto energizzare qua e dare su ancora la tecnologia. Ho fatto un errore, devo creare prima le torrette per la difesa, che non devo cavarcela meglio. Eccoci qui. Comunque anche così va bene. Andiamo pure avanti. Niente, anche stavolta non... Ah, abbiamo trovato una chest. Le chest contengono degli oggetti, ovviamente di equipaggiamento, che ci possono essere. Andiamo indietro a dare una mano agli alleati. Prendiamo un'altra torretta in modo da dare quanto più supporto possibile. Ok, continuiamo. No, anche qua abbiamo avuto un po' di sfortuna. Ah, e poi non abbiamo neanche guardato che cosa abbiamo trovato. No, facciamola rientrare in fretta. Altrimenti muore. Come vedete le difese ormai non sono più sufficienti, non sono sufficienti per poter affrontare i nemici. Ok, perfetto. E fatto questo, allora abbiamo molto cibo, ma soprattutto abbiamo tantissima scienza che dovremmo iniziare a spendere, ma purtroppo non abbiamo un modo utile. Io aumenterei ancora la quantità di industria che possiamo guadagnare a ogni turno, che è assolutamente fondamentale. A questo punto rimangono le stanze solo di qua, quindi continuiamo l'esplorazione di qua.
Ah, un attimo, oh, più forti di me. Abbiamo trovato l'artefatto, non ho ancora visto di che si tratta. Comunque abbiamo trovato l'artefatto. Perfetto. Perfetto, perfetto. Allora, potremmo ricercare sopra... Ecco, questo qui è fondamentale. Praticamente facciamo andare a livello 2 le torrette base, che sono un'arma molto forte, anche più avanti durante il gioco, quindi non è per niente male aumentarle di livello. Creiamo delle difese all'artefatto, perché l'artefatto può venire distrutto, quindi quindi è importante difenderlo a tutti i costi. Infatti a questo scopo io sposterei anche uno di loro in difesa dell'artefatto in questo modo. Poi, prima di perdermi e di scottarmelo, ho trovato una spada che però nessuno di loro può equipaggiare. Sfiga. Quindi andiamo avanti, continuiamo. Poi prometto che vi saluto una volta terminato questo livello. Spero vi stia piacendo comunque, ragazzi, perché è assolutamente importante come gioco, non potete ben immaginare. Ok, qui ce l'abbiamo fatta. Direi che qua ce la posso cavare anche da solo. Come vedete non stiamo andando male. Ok, vediamo dove possiamo andare e continuiamo ad esplorare verso il basso. Ecco la fregatura. Attiriamolo dove ci difendiamo di più. Hanno puntato bene. Come vedete lui difende da Dio, molto potente come eroe di partenza. Ok, a questo punto creiamo un generatore di cibo. E continuerei. Allora, possiamo andare di qua. Ok. E abbiamo finalmente pompato al livello 2 le torrette. Adesso saranno una cosa devastante. Come vedete, i nemici durano molto meno. Molto, molto meno. Decisamente meno. Benissimo, stiamo funzionando veramente alla grande. E a questo punto potremmo dare su al generatore di scienza al livello 3 di colpo. Ecco, questa è una gran mossa. Ogni tanto succede che ti suggeriscano degli upgrade, non per forza del livello successivo del modulo, ma di ben 2 o 3 anche livelli superiori, quindi non male. Abbiamo già trovato anche l'uscita. E quindi a questo punto, dato che il percorso è questo, io andrei a mettere... Anzi, io proverei ad uscire così, senza neanche andare a mettere troppe difese. Per farlo al meglio, intanto le stanze le abbiamo trovate tutte, andiamo a mettere questo grosso qui. Andrei a mettere lui qua, perché potrebbero spawnare dei nemici da lì. Anzi, gli mettiamo qualche difesa perché non vogliamo che muoia. E niente, andiamo a prendere il corpo con la ragazza. E appena lei arriva, clicchiamo subito di qua. Subito. Non dobbiamo perdere tempo. Come vedete, qua stiamo già combattendo e cerchiamo di tenere il campo aperto, il campo libero. Ma appena lei passa, passiamo anche noi in questo modo. Cercando di fare rientrare subito tutti e via che usciamo. Bene ragazzi, spero che comunque la partita vi sia piaciuta. Io mi sono come sempre divertito tanto, abbiamo fatto comunque 40 minuti di partita insieme, siamo 1100 punti di score fino a qua, siamo ancora con tutti e tre i nostri eroi vivi, non è ancora morto nessuno e vedrete che probabilmente qualcuno ci lascerà la pelle facilmente.
E vi dico già che il mio record è tipo il nono livello, quindi sono arrivato 4, 5, 6, 7, 8, 9, circa fino qua, non sono mai arrivato oltre, non l'ho mai completato. Spero di poterlo fare insieme a voi nel prossimo episodio. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao!